futuro, il fatto che si costruisca qui a Genova e il fatto che lo possiamo fare in città da noi, formano quello che è il bello di Genova, insomma, è il nostro modo di lavorare. Io sono molto contento che un'azienda di questo tipo sia qui da noi, sia nella Val Bisagno anche, un motivo in più, e sia anche nella valle che ha più bisogno di trasporto pubblico, quindi voglio dire, tutte le tre cose vengono tutte quante assieme. Noi abbiamo dei grandi progetti, sapete che aspettiamo dal governo un finanziamento molto importante, parliamo di 600 milioni e non vedo l'ora che si possa partire. Noi vogliamo che l'elettrico torni in città, c'è già, ma vogliamo che lo sia ancora di più, e l'elettrico è il modo con cui il futuro deve essere gestito, quindi per le città sono un grande passo avanti per quanto riguarda l'ambiente. Per il mondo è tutto da discutere, perché l'elettricità bisogna produrla e quindi se poi la si produce è un altro discorso, però per quanto riguarda le città, cioè gli agglomerati di persone, è assolutamente importante che si usi energia elettrica. Noi abbiamo una città metropolitana con le due riviere e l'entroterra, specialmente col discorso Portofino per l'elettrificazione, e qua mi fa molto piacere che stamattina sia venuto il sindaco Bucci per vedere di cosa si occupa questa azienda, a che livello diciamo sono, e per eventualmente per il futuro pianificare qualcosa che possa essere sia per il territorio, sia per i trasporti e sia per l'ambiente, cosa molto importante. Adesso siamo arrivati a quota 50, calcolando tutti i mezzi diciamo che abbiamo acquistato dal 2017, diciamo dall'entrata del nostro consiglio metropolitano col sindaco metropolitano Bucci, siamo a quota 50 mezzi nuovi da mettere su strada, e la cosa continua diciamo ad andare avanti, anche perché a settembre avremo quelli già acquistati sulla tratta Sestrelevante Chiavari, che sono ibridi. La sperimentazione avverrà da settembre con un mezzo da 12 metri sulla linea Recco Genova e da gennaio sulla linea Portofino con un mezzo Portofino Santa Margherita con un mezzo da 9 metri e 20. Dunque, noi ci aspettiamo innanzitutto una durata giornaliera simile a quelli della trazione tradizionale, in modo che coprano il turno di lavoro a cui sono attribuiti. E l'emissione è zero, perché non sono ibridi, non hanno nessun tipo di propulsore alternativo, ma sono full electric, e questo diciamo abbatte totalmente le emissioni. La durata appunto della copertura del servizio è la prima diciamo pretesa. La seconda pretesa è un propulsore degno di superare le piccole differenze di diciamo dipendenza che incontra durante quello svolgimento di questi percorsi. Poi perché la collaborazione con Altra? Perché Altra ci ha proposto dei mezzi che esistono anche a trazione tradizionale. Questo è un vantaggio in termini di ricambistica. È un motore con emissioni Euro 6, quindi sostanzialmente abbiamo ridotto tantissimo le emissioni in ambiente. L'evento di oggi è mirato a creare un connubio tra Iveco, Iveco Bus e il centro di innovazione che abbiamo sul territorio, Altra, e il Comune di Genova e gli operatori del servizio di Genova, ATP e AMT. In quell'ottica abbiamo quindi condiviso quelli che sono i progetti, condivido le nostre sedi, le nostre strutture, e portato a visionare anche quella che è l'ultima tecnologia del veicolo elettrico, ovvero il veicolo 18 metri con l'Opportunity Charge, cioè un veicolo che carica direttamente alle fermate, un veicolo elettrico che carica la fermata tramite un pantografo. Questo veicolo ha potenzialmente un'autonomia illimitata, perché caricando alle singole fermate piuttosto che al capolinea può tranquillamente circolare con distanze che arrivano anche fino a 30 km tra una stazione di ricarica e l'altra. Di conseguenza non ha nessuna limitazione di utilizzo rispetto invece a un veicolo con ricarica notturna che va a esaurire la batteria durante il corso della giornata e nell'utilizzo. Questo è un veicolo totalmente zero emission.